Sono contento che il cast partente è più importante, vi dico che per me è stato molto impegnativo, lo è fino al 22 sera, però sembra orgogliosi quando fai qualcosa di costruttivo. Aumentano le squadre World Tour, ma soprattutto c'è curiosità perché il trofeo Matteotti inevitabilmente dà delle indicazioni a Davide Cassani per le convocazioni ai mondiali nello Yorkshire. Sì, sicuramente un po' i giochi sono fatti, però quella rifinitura e anche la consapevolezza della formazione che poi la maggior parte parteciperà al mondiale e che non porti bene magari il Matteotti, che chi vince il Matteotti vince anche il mondiale, allora siamo veramente ancora più felici. 72, sì, l'anno scorso diceva Giuliani che doveva essere l'anno zero per loro, perché giustamente si sono trovati così un po' spaesati, e quest'anno sono sicuro che diciamo col numero uno per loro già ho capito che sarà una bellissima manifestazione, sono contento. Sarà una manifestazione che vedrà più squadre World Tour, che vedrà la nazionale italiana, ma soprattutto in cui probabilmente i giochi per il mondiale verranno definiti per la nazionale italiana. Ma io guardavo gli opuscoli del passato. L'ultima settimana si giocavano molti la maglia azzurra e non nascondo che molti hanno vinto poi il campionato del mondo. È pronto a divertirsi domenica? Sì, ma divertirmi, diciamo stare tranquillo, sereno, senza avere quelle problematiche che ho avuto sempre e che ho sofferto per tantissimi anni. Buon Matteotti allora. Grazie anche a voi. Abbiamo un ottimo rapporto con il presidente Sebastiani, collaboriamo anche su Pescara Calcio, tutto quello che possiamo fare per quello che possiamo fare per l'Abruzzo non lo facciamo, quindi siamo contenti. Come la vede questa nuova era del trofeo Matteotti? Sicuramente la scelta della data, è chiaro che con Pro Tour e vari giri, anche con il tipo di cambiamento di preparazione dei corridori alle corse, un po' quella data agosto era un po' complicata, perché chi era in mezzo alle grandi corse o chi doveva preparare un grande giro, il mondiale alla fine, probabilmente scavallavano quella prima settimana d'agosto. Oggi averla ridossa al mondiale è una grande furbata e credo che sia un'opportunità per chiunque voglia poi provare a vincere il mondiale, venire a fare una corsa così dura dove ci sono grandi corridori.